benvenuti a questo Dove Stadio, serata di Champions League, l'Inter sfida il Barça, il Napoli, l'Ajax, è arrivata anche la formazione ufficiale dell'Inter, tra poco ve la faccio commentare con Inzaghi che è sotto osservazione, un saluto in linea del Senna, ciao. Saluto a Claudio e a tutti. Salutiamo i nostri ospiti, Gianluca Rossi. Provando la faccia di Correa quando in campo. Perché? Sofferente. Sì. Stavo provando, sto esercitandomi da tutto il giorno. È in campo, sarà che in campo. Pianga, è così. È in campo, vediamo se poi è in campo. Perché... Gianmarco Piacentini. Ciao, buonasera a tutti. Vittor Macri. Fabrizio Biasin. Buonasera, beh, mi hanno messo tutto qua a sinistra, così non vedo neanche. Sì. Dove gioca Di Marco di solito. Fare Mauro Suma. Buonasera. Orfeo Zanfurlin. Buonasera a tutti. Franco Ordine. Buonasera. Però poi... io volevo contestare Tamara Malleo che mi ha fatto questo parterre. Io con no. te. Sì, sì, io te no, siamo in onda e non si possono dire queste cose. No, no, io lo dico invece. No, Tamara è incontestabile a priori. No, non contesto tanto lei quanto il fatto che sia stata raggirata sicuramente da quei loschi figuri. Perché la coppiata che viene qua in questa volevano serata volevano venire difficile. Qua a vederti certo, soffrire stasera. Conosco io questa serata. Va bene, difficile. Invece guarda com'è scintillante. No, io come scusami la... Claudio, no, visto il veleno che inizia a mettere via di io non chiedo mai, anzi Tamara sa che se avesse ascoltato me stasera non ci sarei stato. Quindi, quindi sei qui, chiedetegli qui anche tu stai contestando. Tamara, registra questo, questo pezzo e ricordatene. Esatto, sappi come ti trattano questi ospiti. Scintillante, come la squadra che segue Mimmo Pesce, guarda che bello che è. Perché è bloccato così? Non me ne frega niente della Champions, penso solo al campionato. Cos'è successo, Mimmo? Ragazzi, ma siamo in Europa, non si scherza più. Siamo in Europa! Punti più al campionato? Ragazzi! Cosa punti più? Ma che ce ne frega del campionato? Certo, in Europa per accreditarsi le squadre più importanti d'Europa. Ma non volevi uscire tu? Ma non volevi uscire? Chi vuole uscire? Ma non l'hai stufato? Non esce nemmeno da casa sua. Però io sto chiuso in casa. Cosa hai librato? Ha segnato un gol e sono spariti. La strafottenza di Perisic sul piano mentale e l'irruenza di Perisic nel cambiare il fronte di gioco della squadra sono due cose che a loro in questo momento mancano drammaticamente. Era il nostro Leao. Provato a il nostro Leao. Mauro, allora si prendere gioca mai al mondo. Si gioca la partita tra Ajax e Napoli, è cominciata. Mimmo, formazione del Napoli. Perisic, quando ha visto che è arrivato Gosens. La formazione del Napoli è la tipica formazione europea. Con Meret, Di Lorenzo, Ramani, Chiminghè, Oliveira, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori e Sottolascella. Sottolascella, prego. Siamo già indietro. No, dico con le pubblicità forse. Sì. Calcio di punizione, vai Mimmo. Non ci può dire. Sì, adesso stanno inquadrando gli ajaxesi. E di dove sono? Della città di Ajax. Che? Ah, ma c'è Mimmo Pesce stasera. Attenzione, adesso è Napoli che porta avanti la palla. Attenzione, perde subito la palla, si muove l'Ajax sulla destra. Ah, ma proprio così, no? Cioè sei e rientriamo esatto. Proprio nel momento peggiore per sì, Mimmo sì, Pesce sì. Perché ha appena segnato no. L'Ajax. Voce segnato l'Ajax con un rimpallo, veramente una carambola voce. Nel centro dell'area e quindi molto molto bene voce. Kudus Mimmo, ma a te quanto interessa la Champions? Zero no, ma come? Ottimo ragazzi, così vuole uscire ma come, scusami gol del Liverpool anche, Liverpool in vantaggio sui Rangers, quindi questa è la situazione in classifica. Ajax 6, Liverpool 6, Napoli 6. Aia! Quindi possiamo ancora farcela? Voce. Però... possiamo ancora farcela purtroppo. E lo metto dentro! Raspadori! Che campione, ragazzi! Come che campione? Cos'è? La mappa Ronaldo questa. Allora Mimmo, però scusami, così resti in corsa in Champions. A te non te ne fregava niente. Ragazzi, ma noi in Europa possiamo dire la nostra. Che sia chiaro, eh? Allora, in Europa possiamo dire la nostra.
Grazie ragazzi. Perché ridi? Ho mandato un messaggio al direttore. Cosa dice? No, ha fatto una battuta. L'Ajax fa un gioco pulito. Il direttore. Pazzesco, la scritta proprio la battuta, ragazzi, è incredibile. Pazzesco. Anche quella di Zanforlin, giustamente bisogna saperle raccontare. Io evidentemente non la so raccontare. Quante ne sa, che mi fa morire. Butta la palla addosso a un avversario e stava quasi autorete. Attenzione, sotto l'ascella. Palla in mezzo! E arriva il secondo! E arriva il secondo! Arriva il secondo! Di Lorenzo! Dentro! Il secondo! Capitone! Poco elegante, va bene, seguiamo questi ultimi minuti di Napoli, vai Mimmo. Sì, adesso è Remeni, batti e ribatti con la testa, vediamo chi la prende. Napoli che la mette a terra, passa a terra, attenzione, parte Zielinski, parte Casaccio! Un altro? Non ci posso credere! No, ma veramente. Sì, terzo Casaccio! Bene, sono contento che Napoli spero ne segni molti stasera. Capitone! No, ma no! Tutto stavolta. No, non ci sto, adesso anche pure verso la telecamera, Mimmo, pure verso la telecamera dove i nostri amatissimi ci guardano da casa. No, che c'entra, non c'entra niente. Attenzione, incredibile. Mamma mia! Dai! No, come annullato? No, gol di Cialanoglu! Sì, va bene, liberate il basso. Grande Cialanoglu! Grande Cialanoglu! Che gol che ha fatto, ragazzi! Che gol! Gol di Cialanoglu, va bene, per l'Inter, quindi adesso... ne parliamo per un secondo. Dopo lo so che dobbiamo cos'è che è successo? No, giustamente. Macri ci ricorda poi che dopo c'è tutto il secondo. Sì, ma che gol, ragazzi, scusate, ma questo è un gol. Va bene, adesso tra poco ci colleghiamo anche con i nostri esperti arbitrali per capire quello che è successo sia col Napoli sia con finita l'Inter qua. Si parla di pubagia perché si toccava qua al pub, quindi tanto mi attento. Attenzione, vedremo, intanto è entrato Bombolè, adesso comunque lo Zeno, 1-2, non riesce in aerea, recupera l'Alvarez che scarica direttamente su Pasver sbaglia il rilancio, attenzione, Aguilar ruba la palla, entra in aria, avvicina Raspadori, ancora, e ancora lui, Raspadori! Dai, ma non è possibile! Mamma! Dai, una palla! Stai raccontando una roba che non è il quarto gol del Napoli. Non ci posso credere! Lo so. Sei scintillante. Sono contento. Lo saluti? Sono contento. Siete la squadra più bella d'Europa. Sono contento. Me l'hanno un po' regalato. A proposito di portieri. È stato picchiato. Cosa? Bisogno. Hai bisogno? Ha picchiato il bar. Gliel'ha regalato il portiere. Gliel'ha regalato sul controllo. Vieni qua. Brava, sei un regalato il portiere. Si sapeva veniva da portiere. Va bene, allora Napoli in vantaggio 4-1. Scintillante e travolgente errore clamoroso del portiere dell'Ajax che invece che servire il compagno praticamente la regala ad Anguissà. Ancora sotto l'ascella 1-2 che riesce, entra in aria e la mette dentro sotto l'ascella. Gulam, proprio lui capito e capito.
cioè zoppica e segna. Cioè, ma questo chiede il cambio. Ma è 5-1. 5-1. 5-1. Orbitone. Però scusate. Orbitone. Allora, scusate un attimo però, perché è successa una cosa particolare, cioè Kvaratskhelia, che già prima aveva subito, sembrava un colpo, era uscito, poi colpo serio, colpo serio. Subisce un altro intervento duro da un avversario e resta a terra. Allora, qui fa gol praticamente da infortunato, non so, da dolorante, però questo fa capire quanto questo giocatore in questo momento sia... bravino sto ragazzo, dominante. Sono con l'allenatore. Lui vince addirittura un contrasto e va a fare gol. Dopodiché, anziché esultare, guarda Spalletti e dice: mister, cambio. Quasi fuori, quasi perché non sto tanto bene. Ma quanti avete fatti? Non ho capito. Quanto siete? 5-1. E infatti lo chiama subito fuori, entrano. Proviamo ancora il Napoli, che è incredibile, sta ancora spingendo. Io avrei detto anche basta, arriva anche il sesto. Arriva anche il sesto, incredibile. Siete dei grandi. Capitone Danzo, Capitone Danzo, Capitone Yesterday. È tutto un mix ormai, è diventato... Meno male che no. Certo, diciamo che mescolare la Capitone Danzo a Yesterday. Alto e basso. No, vabbè, io non mi piace questo gesto, non abbiamo detto neanche chi ha segnato. Giovanni Simeone. Simeone, grande, dedica il proprio gol ancora al papà, fatto così. Papà. Non ti vergogni di dare 6 gol che poi le ragazze olandesi non vengono più in Italia, le ragazze. Vuoi fermarti? Olandesi. Dai, basta ragazzi, dai. Va bene, fermiamoci un attimo anche noi, pubblicità, torniamo.